vi presentiamo la protagonista del nostro racconto. Ecco a voi Alice. Una volta Alice Cascherina andò al mare, se ne innamorò tantissimo e non voleva mai uscire dall'acqua. La mamma la chiamava. E invece pensava: rimango in acqua finché non mi diventerò un pesce. Di sera prima di andare a letto si guardava le spalle nello specchio per vedere se le crescevano le pinne o almeno qualche squama d'argento, ma scopriva soltanto dei granelli di sabbia, tracce di una doccia veloce. Una mattina scese sulla spiaggia più presto del solito e sapete chi incontrò? Un ragazzo che raccoglieva ricci e terline. Era figlio di pescatori e sulle cose del mare la sapeva lunga. Alice gli domandò: tu sai come si fa il pesce? Ti faccio vedere subito. Posò su uno scoglio il fazzoletto con i ricci e le telline. E si tuffò in mare. Passò un minuto, ne passarono due e il ragazzo non tornava a galla. Ma poi ecco al suo posto comparire un delfino che faceva le capriole tra le onde e lanciava allegri zampilli nell'aria. Il delfino venne a giocare tra i piedi di Alice. Ma Alice non ne aveva la minima paura. Dopo un po' il delfino, con un elegante colpo di coda, prese il largo e al suo posto riemerse il ragazzo delle telline, che disse: Alice si tuffò desiderando ardentemente diventare una stella marina. E invece, bambini, cadde in una conchiglia che stava sbadigliando e che subito dopo richiuse le valve, imprigionando Alice e tutti i suoi sogni. Eccomi, di nuovo nei guai, pensò la bambina. Che silenzio, che presa pace! Laggiù e là dentro sarebbe stato bello vivere per sempre sul fondo del mare, come le sirene di una volta. Alice sospirò. Le venne in mente la mamma, che la teneva ancora a letto. Le venne in mente il babbo, che proprio quella sera doveva arrivare dalla città, perché era sabato. Mi vogliono troppo bene, non posso lasciare soli. Tornerò a terra per questa volta. Puntando i piedi e le mani, riuscì ad aprire la conchiglia, abbastanza per saltarne fuori e risalire a galla. Il ragazzo delle telline era già lontano, ciao ciao! E Alice non raccontò mai a nessuno quello che le era capitato. Fine della storia.
oggi? Devono interrogare, sì, perché oggi avete fatto un'esercitazione di lettura e noi vogliamo vedere se siete stati abbastanza attenti. Canteranno per noi una filastrocca che riassume il racconto appena visto e ascoltato. Ma state attenti, c'è qualche parolina che manca e sarete voi a inserirla facendo una rima. Volete partecipare? Sì! Non ho sentito! Sì! Benissimo! E allora inizia! Ed è un ricordo appunto per voi. Distribuite alle insegnanti.